Cosa dai? Salvietta, man. Salvietta, man, sì. Silvio Salvietta. Minchia, magari. Comunque, il fatto di essere pelato mi sta dando più caldo del normale. Sì, sai perché? Sei una testa di cacca. Sai che ho deciso cosa tatuarmi? Cosa tatuarti? Il filo spinato come Post Malone? No, Jamie Tates. Ti tatui Jamie Tates sulla testa? Dietro. Con la tua pelata che diventa la sua pelata. E allora anche il filo spinato. Ah no, come quello è Post Malone. Post Malone. Ah! Ah! Come state? Io spero male. Io sto male, ma non vi posso dire il motivo. E le mie sono piene d'amore. Ma tutto quando? Ma che cazzo, era per fare una intro che non avevo voglia di fare. Allora, ragazzi, sta finendo una storia d'amore perché Fedevara trova più Pokémon di lui. Ma fortissimi oltretutto, io non ho capito questa cosa. In previsione del fatto che uscirà Pokémon per Switch. Ah, così possiamo scrivere Pokémon nei... Esattamente qua, che sto parlando di Pokémon, Pokémon Go, Pokémon Switch, in giallo. Prima di partire a parlare di Enzo Dong, vi ricordo che il 23 c'è il Mega Raduno qua a Novara. Il Mega Raduno è in contemporanea con la presentazione di un libro di una persona di non cui ci interessa poco e nulla. Poco, questa cosa che mi sto dicendo è un'informazione in più. Però il 23 c'è. Ma è solo una casualità. Bravo, io non sto negando il fatto che lei faccia il video. Hai capito? Però non sto neanche smentendo il fatto che se vogliamo noi possiamo aggregarci liberamente come la Costituzione garantisce. Bravissimo. Quindi detto questo, sigla! Sto finendo di dire, il 23 a Novara faremo raduno in stazione alle 11. Però alle 11? Alle 11 di mattina. E poi andiamo a suonare per me. Ma io sono un artista, io mi devo alzare alle 2, alle 3. Vi lascio il link del gruppo Telegram per mettersi d'accordo artista. Per beccarci tantissimi. Dopo, alla drogo, fine, si girerà il video di Figli della Merda parte 2. Iniziamo con Enzo Dong. Se non siete artisti, grandi, non venite. Grandi, tali idee. Grandi artisti con la camicia di seta, non dovete venire. Ho capito. Venire. Enzo Dong, Gucci Rubate, Gucci produzione Rubate. Legend, che abbiamo conosciuto. Ah, è il nostro amico Legend? Sì, l'abbiamo conosciuto negli store di? Di Mais Dog. Gucci Rubate. Gucci Rubate. Gucci Rubate. Filmato da Johnny Dama. Johnny Dama è un bel nome. Bravo, c'è un booster in casa. Tauro, gioia Tauro. Ok. Sembra che non so flexare. Visto tutto. Ma che posso flexare, zio? Cosa? Senti musicalmente la base napoletana, no, un po' espantosa. Leggere il testo, sì, è veramente di un'acidità. Bello il cazzo, bello. Ehi. Cazzo. Allora, filmato, editato e tagliato da Johnny Dama, camera assistenza di Enzo Franco, legend della produzione. Si ringrazia Nico Tuscialmi, Marelle Rivers, la famiglia De Marleni, Eric Nital Garcia, la gang di San Pedro, De Marco e Macoris. E tutta la romana. Romana. Enzo Duong, quanto noise sto pezzo. Però allora, dove hai sentito noise? No, è proprio in generale, riempie molto, no? Mi ricordava tipo il boss delle cerimonie, quando c'erano i matrimoni napoletani. Ti no? ha dato l'opulenza, ti no, ha dato che, senso di barocco. Un barocco. Ho trovato molto più fine del barocco invece. Guarda, c'era sempre questa aria sotto un po' spagnoleggiante, un po' che sì, non mi piace. Invece io preferisco trap. Sì, è una cosa molto sua, c'è da dire che non copia. C'è da dire che è una cosa molto napoletana. Beh, Legend a me non piace. Legend però è uno di quelli che poi credo che rubare le Gucci sia reato. Cioè non so se ricettare Gucci rubate sia totalmente in sintonia col codice penale, però Legend in realtà sappiamo come lavora, perché a Real Talk fa sempre dei pezzi molto fighi. La base è stata molto adattata a Enzo Dong. Sì, 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 mezzo, sì, sì. Non voglio dire trash, perché questo non è trash. Happy trap, possiamo chiamarla happy trap?
Sì, è l'happy trap ignoranze. Ignorante, ecco, ecco, no, non happy trap ma ignorante. Non ignorante sempre nel senso sbagliato del termine. Ignorante nel senso di ridiamo con le minchiate. Allora, minchiate che poi sono travestite da minchiate. Sì, 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 perché poi adesso andiamo a leggere il testo. Infila dentro le cose. Allora, dice rappo trappo più di Lil Pump perché ho le cucce rubate. Faccio quello che mi va, vengo a casa tua a flexare. Perché Lil Pump se le compra mentre lui ruba. Noi abbiamo invece le circa scroccate. Ma la storia di Enzo Dunn quando gli arrivò la roba della Nike e tutti i suoi compari le hanno rubato tutto. Ah, mi sono rimasti i complimenti. Geniale. Però ti spiega esattamente cosa succede nel quartiere. Sì. Perché quando arriva noi il nostro. Allora, noi non abbiamo dato nessuno l'indirizzo di casa. Mandiamo il pacco praticamente da conoscenti. Quando ci arrivano i pacchi, noi diamo sempre il pacco di conoscenza. E quindi se arriva da bere o da fumare, suo padre prende già il 40%. E mi fa, ti chiedo meno dello stato e della camorra, quindi non rompere il cazzo. Enzo Don, secondo me è proprio la stessa identica cosa. Arriva il pacco e dice: Wagyuma, è arrivato in un pacco da Nike. Bravo, mo vieni. Non voglio, l'unboxing lo devo fare per forza con gli altri. Ascoltano il rap. No, no, cazzo mi frega. L'unboxing lo deve fare per forza davanti agli altri. Sì, per vedere quello che è. Ecco. Tu non parti, ti fermi sui preliminari. Io faccio un party sopra la Ferrari. Come non arrivi alla fine, fra, ti servono i tempi supplementari. Gucci gang con le Gucci rubate. Okay. Io non le ho mai comprate. Il primo pezzo sono semplicemente le punchline del cazzo. Ah, sì, ma è oppure un dissing a Gucci gang che dice: mica, video con la Ferrari, eccetera, eccetera. Però io le Gucci non le compro, sono più malandrino. Sì, infatti, secondo me questa è molto intensa. Gucci gang con le Gucci rubate. Entro e bevo gratis. Ti scrocco la vita come gli emigrati. Ok. Questi frustrati possono offendermi solo nei messaggi privati. Sono il trap boy di Secondigliano e credi che mi hai superato? Non ti basta tutta la carriera per fare quello che ho fatto con un solo brano. E a morire è un uguale. E ha ripreso perché comunque con lì con i ho la beach, ho la beach, io non sono ricco, ma c'ho la beach e dopo mi ficco. La strofa qua sta rompendo il cazzo a tutti quelli che fanno i ricchi, ma io non sono ricco, ma la strofa di Higuain è il fatto che molti gli rompono il cazzo. Gli rompono il cazzo appunto per il fatto che è trash, perché è di qua, perché è di là. In realtà Higuain è stato preso praticamente come caso nazionale dalla stampa. Sì. Proprio perché la gente, perché l'italiano medio non capiva cosa volesse dire Higuain, a morire un Higuain, perché pensavano che avesse capito, era la fatta dopo per quella cosa di Higuain. Ma tra l'altro questa roba di Enzo Dong è trash, anche io dicevo prima, ma sì, Enzo Dong fa le minchiate. Poi mi sono andato a sentire i pezzi dove il rapper napoletano dei cazzi suoi seri e dico, ah, scusa. E io sono uno che non gliene frega un cazzo di andare a studiarsi rapper per vedere, io vedo il video e dico le minchiate. Allora, ho detto che erano tre strofe, non è vero, erano due strofe, quindi il ritornello è bello lungo, eh. Ho pagato le pene dell'inferno, ora pago le scarpe da Gucci. Ok. Ho pagato gli errori che ho fatto, ma adesso mi pagano tutti. Bello. Fra, mi devi pagare perché qua mi costa anche l'aria. Chi mi ha fatto soffrire, giuro, me la pagherà cara. È la classica cosa che dicono tutti. Però l'ha detta giusta. L'ha detta con cognizione di causa. E soprattutto non ha usato il cliché, non ha usato le solite frasi. Ma almeno l'ha fatta sua. Popolare. Allora, porto sempre due pistole nella mia vita. Una è nella mia tasca e l'altra è la mia lingua. Ok. Quindi ma quella nella tasca spero che non sia la pistola vera. Perché spero che sia la minchia. Mia madre ha messo al mondo solo un figlio di puttana. A questi tipi li rubo Gucci ma li lascio il corazon. Lato gentiluomo. Però è bello, capito? Che cazzo mi chiedi a fare quello che non ho? Non vesto Dolce Gabbana né Louis Vuitton. Scampia mica una puttana, fra, non te la do. Posso fare un viaggio di fada? Ed ecco i viaggi di fada. Siamo pronti per i viaggi di fada. Non serve una canna, nemmeno una bamba, per fare anche tu i viaggi di fada. Oggi, nei viaggi di fada, Enzo Dong, lui parla di rubare le Gucci. Ho le Gucci rubate. Ok, però qui dice: ho pagato gli errori che ho fatto, ma adesso mi pagano tutti, quindi prendo dei soldi per poter permettermi qualcosa. Quando ritorna nel dire a questa tipa di rubo Gucci ma gli lascio il corazon, potrebbe intendere che lui con le canzoni guadagna dei soldi, che però è un lavoro, ma non è un lavoro, è una roba che gli piace fare, quindi regala una canzone, quindi ti scalda il cuore con la canzone, prende i soldi da te, i tuoi soldi, e si va a comprare le Gucci. E quindi una sorta di rubare, come se non fosse il mestiere principale del... È tutto sudato quando ti fai questi viaggioni. No, vai, vai avanti. Vai, perché comunque sono provanti queste cose. Secondo me il viaggio di fada è andato a finire un po' dove vanno a finire tutti gli altri viaggi di fada. Insomma, secondo me dice che mo, pure che lo pagano tutti perché fa delle canzoni, non gli spende lo stesso i soldi per comparsi Gucci, perché lui sa quanto il valore dei soldi venendo da un posto dove i soldi non ce n'è. Allora, e al massimo le scrocca. Secondo me è la minchiata della dice Barlo. Io vi chiedo per favore di dirmi la vostra qua sotto. I viaggi di fada o le grandi verità di Barlo. Hashtag fada biglino, mi raccomando. Sì, Oppure Barlo deutronomio. Deutronomio? Che cazzo è Deutronomio? So. Vangeli secondo Barlo. Il pezzo, come al solito, mi fa ricredere sempre su un artista che io pensavo fosse trash, pensavo fosse frivolo.
in realtà c'è sempre dietro qualcosa di bello. Allora, a me questi pezzi così non piacciono. È inutile che diciamo, andiamo, lecchiamo il culo. Adesso me lo ascolto. Mi piace lui, ma i pezzi così, con questo mood, non mi piacciono. Mi piacciono i pezzi che ha fatto il Napoletano Stretto, comunque dove faceva, parlava di cose fighe. C'è da dire, se la Wave adesso impone i pezzi allegri, happy e estivi, se uno li fa perché ha un background da tipo serio, allora ok. È come Jake che adesso fa il reggaeton. Stessa cosa. Io in realtà apprezzo molto questo pezzo, me lo ascolterò, perché è proprio il tiro che c'ha, è bello. È bello il tiro, mi piace. Mi vedo a suonarlo in un club per far ballare la gente. C'è anche la schitarrata alla fine. Bravo Legend. Raga, vi salutiamo, grazie per aver guardato questo Raga, video. Non compratevi le scarpe rubate perché rimarrà qualcuno scalzo. Oh, Wagyu. La prossima volta che dite che rompiamo il cazzo a tutti, che non ci piace niente, per favore, disiscrivetevi. A me non piace un cazzo. A me il cazzo piace.